Un atto di indirizzo sulla teoria gender è stato approvato all'interno del Consiglio Comunale di Arezzo. Una delle frasi che più ci ha colpito è stata pronunciata dal consigliere Casucci: le femmine devono essere educate da femmine, i maschi da maschi. Di questo abbiamo parlato con alcuni concittadini aretini che abbiamo incontrato nel centro di Arezzo. Non lo so, io non ho sentito niente, capito? Non so. Se ne parla un po' in questo periodo. So, ma io non lo so perché non ho manco seguito niente. Si è interessato all'argomento della teoria gender? Niente, no, no. Non gli interessa? No. Cosa ne penso? Che è il diritto di ciascuno a prendere le decisioni che piacciono a lui. Giusto. Preferirei insomma che le femmine fossero educate prima di tutto per Benino, che siamo molto 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 deficienti questa educazione, queste buone maniere. Per il resto non te lo so. I maschi? Anche i maschi meglio che stia zitto, se no dopo dico qualche bischerata. Io lascerei abbastanza liberi tutti di fare quello che vogliono. So. Certo, quando i bambini sono molto piccoli a scuola bisogna fare attenzione, è un argomento un pochino delicato, quindi è troppo grande per potermi esprimere, certo. Per me. Ieri c'è stata una frase particolare nel Consiglio Comunale, un consigliere della Lega che ha detto: le bambine devono essere educate da bambine, i maschi da maschi. No, questa è una stupidaggine enorme, ognuno deve essere educato secondo la propria indole, insomma. Certo, un'educazione però ci va, ed ultimamente l'educazione è molto poca. Sai che quando noi eravamo piccoli a scuola c'era proprio l'educazione civile, adesso questa cosa non esiste più, quello bisognerebbe metterla.